Cari amici di Wall Street Italia, siamo con Christophe Grosset di Unicredit a parlare di certificati. I certificati, sia quelli a leva che quelli da investimento, sono infatti uno strumento che sempre più viene considerato e preso in considerazione per costruire un portafoglio efficiente da parte dei promotori finanziari e da parte dei consulenti finanziari. Ecco, Christophe, proprio in questi giorni state lanciando un nuovo strumento dedicato agli investitori italiani. Di cosa si tratta e quali sono le caratteristiche? Sì, proprio oggi nel ramo dei certificati a leva, dunque la parte più dinamica nell'offerta che andiamo a coprire, perché lo ricordo, nel certificato spaziamo dalla leva finanziaria, dunque certificati molto reattivi alle variazioni di mercato che consentano di ottimizzare il capitale, a strumenti che consentano di andare a offrire rendimenti come possano essere i bonus certificates, gli express o i cash collect, che stanno effettivamente in questi giorni interessando molto il pubblico di consulenza. Per quanto riguarda l'attualità sul mondo della leva, proprio oggi stiamo proponendo sul mercato italiano un'evoluzione di certificati a leva su azione, dunque due novità. Anzitutto si rialza la leva, passiamo da 2 a 3 e per quello siamo il primo emittente a proporlo sul mercato. Seconda evoluzione, l'ampliamento dei sottostanti offerti. Attualmente sul mercato erano disponibili certificati a leva 2 su le blue chip italiane. Riproponiamo su questi sottostanti la leva 3 naturalmente, ma andiamo a spazzare in Europa, dunque Eni è nel total per il settore, diciamo, energetico. Per il settore automobilistico FCA Acera facciamo entrare anche BMW e Volkswagen, dunque due grandi società che sono anche seguiti da chi investe in certificati. Allianz viene a raggiungere Generali, dunque anche sul ramo assicurativo andiamo a coprire, mentre nel mondo dei telecom aggiungiamo Deutsche Telekom e STM che non erano presenti. Dunque un'offerta che si va a amplificare e consentire in un approccio del portafoglio del cliente in realtà di minimizzare la quota che verrà utilizzato per un investimento diretto, perché semplicemente posso ridurre da 1 a 3 quanto viene investito sull'azione. Ecco, Christophe, siamo all'interno di Consulenzia 2017 qui a Roma. Uno dei temi caldi è quello legato al mondo obbligazionario e dunque in tal senso ecco che parlando di investment certificates penso ai cash collect, strumenti che hanno riscosso un enorme successo all'interno dello scenario italiano proprio grazie alla possibilità di incassare un flusso come se fosse un flusso cedolare abbastanza costante nel tempo e soprattutto con dei rendimenti molto superiori ai titoli di Stato. Ecco, dal vostro punto di vista qual è il polso del mercato per quanto riguarda i cash collect? Beh, nei cash collect sono stati sicuramente lo strumento che ha attratto il maggiore numero di interesse l'anno scorso, perché lo ricordiamo, 100 euro investiti inizialmente, ogni mese si va a pagare un coupon a patto che l'azione o l'indice di riferimento non abbia subito una forte perdita e generalmente non abbia perso più il 30%, dunque si va effettivamente a incassare questo flusso e lì i rendimenti spaziano dal 0,40 all'1,80, 1,90 al mese. Mensile. Dunque comunque interessanti e con delle durate che sono di un anno. Alla scadenza si va semplicemente a rilevare non più sul livello comunque alto ma sempre su questo cuscinetto che ci eravamo fissati, dunque se ci eravamo prefissati di avere un ribasso del 30% o comunque questa margine di protezione che viene aggiunto. Dunque questo strumento è stato sicuramente molto utilizzato anche considerando il fatto che tutti questi rendimenti possano essere compensati con eventuali minus accumulate sul ramo azionario, dunque chi ha delle minus in azione possiamo offrirgli la possibilità di compensare e quello è un elemento che piace molto al promotore. In questi giorni abbiamo visto un interesse particolarmente marcato invece per il bonus, dunque certificati forse più semplici, 100 euro investiti ricevo 100 più il bonus, 10, 15, 20%, a patto che l'azione non viene a raggiungere un livello minimo. E in questi giorni sentiamo che effettivamente questo viene rinforzato, l'interesse della clientela, dunque che ci viene riportato dei promotori, perché per noi è molto importante scambiare queste opinioni e dunque andremo a riproporre
fare, abbiamo già emesso a gennaio, ma andremo a riproporre nei prossimi giorni anche lì una nuova emissione di bonus certificates. Bene, da consulenza è tutto, grazie ancora a Christophe Grosset di Unicredit. Grazie a voi.